Quella di Manolas è una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società e poi, come ho detto prima, è con quelli che ci sono che poi noi possiamo ambire ad andare a vincere la partita. Per cui di Manolas non ne parlo. Io cerco sempre di vivere anche la storia dei miei calciatori stando dentro in un gruppo e via dicendo, per cui averlo visto felice nella presentazione di un'altra squadra, sono felice con lui perché mi fa piacere. Poi per il resto noi abbiamo delle necessità, perché quelle che sono le insidie, le cose che ti possono accadere sono lì davanti. Noi